del valore aggiunto della vittoria, ma anche del rapporto fra le aziende stesse. Come organizzazione, perciò la parte sportiva seguita da Davide, io mi sono occupato della parte del marketing. Da qui passiamo anche a Michele Mondoni, che appunto ha contribuito a diffondere il segnale Vanoli in giro per l'Italia. Peraltro, Andrea, poi veniamo anche da te, perché tu sei stato parte di questa promozione, perché la presentazione in piazza a inizio stagione ce la ricordiamo. Io avevo gente che diceva: ma sembra che abbiamo già vinto lo scudetto, tanto che era gigante, no? come presentazione. Michele. Certo, la Vanoli è la squadra di Cremona, quindi era giusto legarsi a Cremona e legarsi già dal 21 settembre, che è stata una festa bellissima dove i tifosi, voi, noi giocatori, gli sponsor hanno iniziato un percorso bellissimo che si conclude giustamente stasera. È un percorso dove la città ha partecipato, voglio ricordare come tutti voi e come tutti gli sponsor, e come la città ha partecipato ai playoff. Abbiamo fatto il villaggio Vanovi, abbiamo colorato di giallo tutto il palazzetto, le botteghe del centro hanno colorato le vetrine, quindi è questo entusiasmo e questa idea di Vanoli Family che coinvolge tutti. Vorrei ricordare tra le tante iniziative che hanno coinvolto la città gli amici di Cremona Breeze, che hanno colorato e hanno realizzato un palaradi di Lego, gli unici al mondo. Posso dire una cosa? Scusate se mi intrometto, perché io credo che Michele non lo farà, visto il suo understatement. Io vorrei che voi facesse un grande applauso invece a Michele Mondoni, perché nessuna realtà, anche molto molto importante, parlo anche di Radio DJ che ci ha provato, è riuscita ad avere gli omini del Lego brandizzati. E quindi qualunque sia la scelta dei ragazzi del futuro, avere il proprio omino del Lego è una figata pazzesca e complimenti davvero. Guarda, ne parlavo l'altro giorno in Juventus e nemmeno la Juventus ci è riuscita, quindi bravo, bravo, bravo. Beh, diciamo...